Okay. dicevamo prima dedichiamo questa seconda parte di lezione shh, a parlare di CSS eh, che per esteso eh, significa cascading style sheets fogli di stile in cascata ok ehm, ci sono tante slide ma cerchiamo di vedere solo i punti interessati e poi proviamo nella pratica tutto il meccanismo. Quindi prima di tutto incominciamo a eh, vedere come funziona, quindi qual è la sintassi, come si scrivono quelle che verranno chiamate regole CSS e poi come si fa il layout che è la parte, shh, che è la parte più difficile. Eh, però, una volta che avete diciamo, impostato un layout in laboratorio per conto vostro e così di, di, dell'applicazione, dell diciamo che tipicamente molte applicazioni hanno tutti quanti lo stesso layout: cioè c'è una parte principale, un header, un, un footer, una barra di navigazione dove compaiono delle azioni. Poi, certo, ci può essere l'applicazione che ha qualcosa di un po' più particolare, però diciamo, siamo abituati a vedere applicazioni di questo tipo, eh, quindi diciamo, è vero che il layout ci serve impararlo, però perché magari a un certo punto dobbiamo mettere qualcosa in una posizione un po' particolare, però diciamo cerchiamo di capire i concetti principali e poi al bisogno, come sempre, come quando programmate, andate a cercare degli esempi, vi ispirate da qualche parte e provate a sistemarli. Ok. I CSS sono vecchiotti, eh? non quanto l'HTML, ma quasi 96 quindi rispetto al 91. Eh? Eh. Quindi, eh, noi parliamo di CSS3, che oramai hanno un approccio modulare. È uno stato che è un approccio modulare, un po' come l'HTML 5. No? Non voglio dire che è un living standard, ma diciamo ci sono vari parti che evolvono per conto proprio. Eh? Eh, qui trovate appunto un disegnino che non so quanto chiarisce le idee, però eh, sostanzialmente noi siamo qui in fondo in questa linea e, e ci sono parti che vengono mano a mano aggiunte, migliorate e così via. Come funziona il CSS? Eh, il CSS è un po' diverso dall'HTML. L'HTML è un albero, non ci sono i tag, è un albero. Il CSS sono un insieme di regole. Regole di... Stile, no? Stile, che vuol dire presentazione, come presento gli elementi e poi vedremo anche di layout, come dispongo gli elementi. Una regola è composta da un selettore più una dichiarazione, cioè a cosa si applica la regola e che cosa devo fare. Selettore, aperta graffa, cosa devo fare? Chiusa graffa. Okay? E con tutte queste regole. Creerò il mio foglio di stile no? che è un po' l'equivalente se avete mai lavorato con un editor di, di testi, dei fogli di stile e degli editor di testi, solo che lì tipicamente lo fate da un'interfaccia grafica, no? mette in grassetto il titolo di livello più elevato, eh, rientra il testo di un centimetro, eccetera. Sono so regole di questo tipo. Ok e qui abbiamo la lista di regole, le scriviamo noi esplicitamente, di nuovo in testo, è testo che noi possiamo scrivere. Lo scriviamo col Visual Studio Code, ma posso aprire un editor di testo qualsiasi, scriverlo, e il browser lo interpreta. Ok, quindi sintassi generale, selettore o gruppo di selettori, se voglio applicare la stessa regola a più elementi eh, della mia documento HTML, posso mettere anche più di un elemento, e poi ci sono le regole. Okay? Quindi, selettori e blocco di dichiarazione. Ok, quindi io ho un documento HTML come quello che abbiamo visto prima. Adesso, questo eh sì, è una tabella eh. ehm, che viene caricata nella memoria del browser, quindi crea questo albero del DOM. E su questo albero noi andremo a applicare delle regole. Come? Andando a selezionare alcuni di questi blocchetti che sono i tag e su questi applicare delle regole. Ok, quindi diciamo prendiamo un albero semplice. Quindi, un HTML che il nodo radice. Head body. Head abbiamo detto lo lasciamo da parte perché sono informazioni, sono metadati, meta informazioni. No? Non è qualcosa che viene immediatamente visualizzato. Il body invece contiene il contenuto che viene presentato nella finestra e lì dentro andiamo a lavorare. Uh, siccome è un albero, se io applico una regola ad un elemento, questa regola, salvo eccezioni, verrà ereditata da tutti gli elementi figli del, del mio elemento. Ok? Uh, quindi gli stili, le regole, vengono ereditate lungo l'albero verso le foglie quando ci sono due regole in conflitto la regola più specifica quindi più in basso nell'albero vince okay? se io dico colore verde ma a un certo punto metto colore rosso cosa faccio verde o rosso bene vince la regola più specifica cioè quella più in basso nell'albero no? ok quindi esempio io prendo body color green h1 color red avrò i miei elementi visualizzati, tutti di verde, tranne quello H1, quindi il titolo di livello 1, eh, l'header di livello 1, che sarà rosso, ok? Perché la regola più in basso nell'albero, quindi più specifica, è quella che prevale. Ok, eh, come si fa a scrivere le regole? L'avete già intravisto, ma è molto semplice. C'è cioè una proprietà, due punti e un valore, punto e virgola, qui il punto e virgola è obbligatorio a differenza di JavaScript, tranne l'ultimo, però mettiamolo che insomma, sì, come in JavaScript diciamo mantiene ordinate le cose. Ok, ovviamente regole che hanno a che fare con proprietà diverse avranno valori di tipo diverso, adesso diciamo due parole sui valori, e ci saranno tante proprietà a disposizione. Quali? E dipende dallo standard CSS, diciamo ecco, ci sono 200 e più proprietà, <ride> non tutte per tutti eh, gli elementi HTML, però diciamo che ce, ce n'è un certo numero. Eh, per cui eh, diciamo maneggiare il CSS oramai è diventato una cosa quasi da specialisti se dovete effettivamente eh, diciamo, fare qualcosa di particolarmente complicato. Ci sono proprietà semplici no? colore piuttosto che qualche proprietà del testo, eh, il fonte, queste cose qua. Insomma, potete tranquillamente provarle. Altre regole più macchinose, diciamo un po' dobbiamo eh, vederle per, perché hanno a che fare con il layout, però. A parte queste, diciamo, ci sono proprietà abbastanza specifiche, quando ne avete bisogno andate a cercarle, se volete i bordi rotondi piuttosto che non lo so cosa, eh, andate a cercare se c'è una regola, se, se come si chiama, date, guardate un esempio, provate e vedete come funziona. Ok, ehm, quindi, questi sono i nomi delle proprietà, i valori dipendono dal tipo di proprietà, è chiaro che se io dico color due punti mi aspetto un colore, non mi aspetto un numero, che, che vuol dire color 3, 3 non vuol dire niente, no? mi aspetto un colore che potrà essere specificato nella modalità con la quale il CSS specifica i colori. Se mi aspetto una misura, eh, sarà una misura con una qualche unità di misura di nuovo supportare il CSS, piuttosto che una serie di valori eh, enumerati. Eh? Come abbiamo intravisto prima, c'era il tipo blocco, il tipo inline dei blocchi, questa è una proprietà CSS, display si chiama, e sono valori, stringhe eh, che possono essere utilizzate. Ogni proprietà ha la sua specifica, se voi andate a cercare, ci sarà scritto cosa si aspetta. Ok, quindi trovate sempre i link eh, se volete andare a dare un'occhiata. Perlomeno un punto, questi, i link che mettiamo sono dei punti di partenza, poi diciamo, approfondite e andate a cercare come, come ritenete opportuno. Ci sono tutta una serie di proprietà eh, diciamo, che possiamo in qualche maniera categorizzare, per esempio, tanto per dirvi, molte delle animazioni che vedete sulle pagine, della no? cosa che scorre, la cosa che si apre, la cosa che eh, sparisce eh, facendo il fading e così via, eh, non sono state programmate, sono semplicemente proprietà, diciamo, attribuite a qualche elemento della pagina tramite il CSS supportate dai browser più moderni e che realizzano questo comportamento carino, in questo caso, diciamo dinamico per, per voi. Altra punto, sono proprietà un po' più di base, come dicevamo: no? colore, dimensione, bordo, font. E certe proprietà un po' più peculiari di certi tipi di elementi quindi non è che tutte le proprietà si applicano a tutto ma ci sono le proprietà delle liste che si applicheranno alle liste e così via no? alle tabelle eccetera ok quindi bisogna andarsene a cercare al bisogno eh? ma poi vedremo che in realtà anche qui ci avvaliamo sostanzialmente di un framework di una libreria che farà la maggior parte delle cose per noi eh? e quindi cercheremo Ok, di fare due prove come facciamo stamattina insieme per provare a scrivere due regole CSS e capire il meccanismo. Però cercheremo poi di usare le regole già preimpostate di default della libreria del framework che andiamo a usare. Perché come potete capire se avete 200 proprietà per ogni elemento comincia a diventare un po' come dire mh, macchinoso, no? Scriversi tutto a mano. Ok. Guardiamo eh, quindi i concetti base. Se noi dobbiamo specificare un valore per una regola CSS, quindi per una proprietà, eh, dobbiamo spesso indicare un valore che è una lunghezza, una dimensione. Okay? Ci sono tanti modi di specificare una dimensione in CSS. Eh, quindi può essere un numero seguito da un'unità. E ci sono una serie di unità di misura nel CSS, la più comune è il pixel PX, okay? però anche la più scomoda, perché poi dipende dal dispositivo: no? il pixel è grosso o piccolo, a seconda che il vostro dispositivo sia grosso o piccolo, poi internamente magari il browser fa, fa delle sue elaborazioni, quindi magari sui dispositivi grandi PX vuol dire 2 pixel, sui piccoli 1 e così via. Quindi non è il massimo. Ehm. E quindi abbiamo la possibilità di specificare eh, un altro tipo di unità di misura di lunghezza, che non è assoluta come il pixel o altre che adesso andremo a dire, ma relativa. No? Relativa cosa vuol dire? 100%, 50%, 20%, eccetera. È cioè relativa a qualcosa, ci sarà un elemento la finestra del browser, l'elemento contenitore, qualcosa rispetto al quale noi diamo una dimensione relativa. Io voglio una cosa che sia la metà del mio rettangolo contenitore. E allora scrivo 50%. Non so se sarà grande o se sarà piccolo, ma voglio esprimerlo in maniera relativa e dico una misura, metto una misura relativa. Ok, ehm. quindi queste sono le più comuni. Eh, devo dirvi forse una delle più usate è EM o RM che è quella un po' più moderna perché si usa questa unità di misura eh, relativa così perché, perché spesso lo sapete possiamo, possiamo ingrandire come faccio spesso no? e diminuire il contenuto della pagina se io ho una regola assoluta 10 pixel resta 10 pixel che io ingrandisco o rimpicciolisco. Se invece io riesco a regolarmi in qualche maniera sulla dimensione base del font della pagina del testo, se si gradisce, si gradisce tutto, se si rimpicciolisce, si rimpicciolisce tutto. Ok? Quindi questo è un esempio di eh, unità di misura relativa che non sia il semplice percetto, che è quello che vi facevo prima, che deve essere riferito a qualche cosa e tipicamente l'oggetto contenitore. Se è un blocco, ci sarà un blocco come quelli che vedevamo nel browser prima, quindi dov'è che era la pagina uh, l'ho chiusa, uh, ho chiuso, ho chiuso. no, eccola qua ecco l'oggetto contenitore no? adesso non è che per tutti gli oggetti funziona tutto nella stessa maniera, però per dire, eh, so, l'oggetto contenitore di TD è il tr. Il tr è contenuto nella tabella e così via. No? Ci sono blocchi annidati. Ok. Um, quindi se io devo specificare una dimensione, perché appunto, non so, voglio dire eh, larghezza uguale tot, faccio un esempio così teorico: posso usare un'unità di misura di questo tipo, ok. Per, qui non ci sono più, no. diciamo per, per gli altri tipi di, di opzioni devo andare a vedere sulla, sulla proprietà no? quindi i valori enumerati dipende dalla proprietà no? sono la proprietà che mi consentirà di mettere un certo insieme di stringhe uno l'altro e per i colori i colori sono abbastanza semplici ma li vediamo mentre facciamo l'esempio o specifico un nome tra un insieme di colori predefiniti oppure una tripletta RGB eh, che mi dice sostanzialmente quanto rosso, verde e blu con quale posso formare tutti i colori. Questa è la maniera con la, quale, coi, col, con la quale formo i colori nel calcolatore. Ok. Ok, quindi abbiamo sostanzialmente detto come creare le regole. Eh, possiamo specificare qualcosina in più mh, su alcuni aspetti. Per esempio sui selettori. Io vi ho fatto vedere prima l'esempio, il selettore di elemento, cioè un tag, metto il nome del tag. Però tutti, i tag, tutti quei tag prendono quella regola. Okay? Posso andare a selezionare solo alcuni di questi tag, come? Andando a usare degli attributi messi su questi elementi HTML che aggancio nella regola CSS con una specifica sintassi. Per esempio, se io ho un class uguale a qualcosa nei miei tag HTML, se io metto punto il nome che ho messo in quella classe, posso applicare la regola solamente ai tag HTML che hanno class uguale a quella classe. Stessa cosa per gli ID. Uno usa la sintassi del punto, l'altro il cancelletto e addirittura nel CSS3 posso prendere un attributo qualsiasi, lo metto racchiuso tra parentesi quadre, il valore e posso agganciare qualsiasi elemento con qualsiasi attributo. Questa è una cosa un po' meno usata, queste due invece, classe ID, sono usatissime, eh? quindi per questo le nominiamo e ovviamente abbiamo bisogno di conoscerle. C'è cioè poi ancora il selector, lo pseudo selector, quindi... Selettore diciamo così virtuale, eh, con due punti qualcosa, questo non è il nome di un tag, non è il nome di un attributo, ma è uno stato, perché certi elementi possono avere stati diversi. L'esempio tipico è il link, forse c'è, uh, vediamo il link, eccolo qua. L'esempio tipico è il link, no? Il link visitato sapete che di default cambia colore, nei browser se non mettiamo nessun stile particolare, Clicchiamo e da blu diventa blu scuro, no? violetto. Ecco, possiamo controllare questi aspetti come con un selettore di stato, eh? questo pseudo selector, quindi possiamo decidere di che colore farlo, se farlo cambiare o non farlo cambiare lasciando lo stesso colore e tutti questi aspetti. Oppure se ci passo sopra è uno stato, c'è il mouse sopra o oh, non c'è il mouse sopra il mio elemento, no? come fanno a colorarsi? gli elementi nel momento in cui ci passo il mouse con una regola di questo tipo dove il selettore rappresenta uno stato ok torno indietro quindi abbiamo no scusate stavo andando avanti ok quindi ci sono gli esempi l'h1 l'abbiamo già visto prima no cioè un tag e si applica a tutti i tag se invece un class uguale a qualcosa io metto punto il valore del class e mi coloro perché qui dice di colorare tutto ciò che c'è dentro il, P, il paragrafo, ok? Quindi il mio testo diventa blu in questo caso. Ok, l'ID, lo aggancio col cancelletto. Title Math, che differenza c'è tra l'ID e la classe? Beh, la classe, come dice la parola, è una classe, quindi tipicamente si applica a più di un elemento. L'ID è di solito unico e quindi di solito la regola si applica a un unico elemento. Però di per sé per il CSS non fa granché differenza. Uh, ok, l'attribute va bene. Diciamo, ci sono sintassi anche abbastanza complicate. Le css 3 Le sintassi possono essere anche un po' sofisticate. Ma diciamo che queste cose le guardate al bisogno, non c'è bisogno, cioè, scusa, non c'è necessità che le guardiamo adesso. Ok, in realtà qualcosa era già nel 2, va bene, ma non fa niente. Questo è quello che dicevamo prima degli stati, okay? eh, i selettori si possono combinare. L'abbiamo intravisto prima con la virgola. La virgola è, applica la regola a questo e a quello, cioè mi evita di fare il copia e incolla. Se scrivo spazio, occhio che non è questo e quello, ma è l'S2 dentro l'S1. Applica solo la regola solo, agli S2 che sono dentro un S1. Okay? Quindi, che so, applicalo solo agli H1 che io ho messo dentro article. Okay? Quindi scrivo article, H1 e se ci sono degli altri H1 in giro fuori... Nell'albero da article non si applica. Okay. S2 se è un figlio, mi sembra figlio diretto di S1, quindi immediatamente attaccato come nell'albero del, del DOM al, all'S1, se viene dopo, se viene no, after, later, In questo mi sfugge la differenza tra dopo e later. Forse il più è, non lo so se è allo stesso livello, ma immediatamente cioè, quindi è, è il figlio successivo allo stesso livello nell'albero, e invece questo è quello su, più avanti. Non lo so, comunque nel, nel CSS andate a vedere, ma noi non useremo questa roba qua. Se, se a noi può capitare, forse la prima, e raramente la seconda opzione, no? la prima perché? Perché così scriviamo una sola regola e non facciamo copia e incolla no? banalmente. Ok, quindi notate che questa roba può anche essere, eh, possono anche essere, essere selettori di classe o altre cose, eh. quindi si possono combinare in vari modi. Quindi io posso dire tutti i class eh, eh, rossi in S1, virgola tutti i class eh, eh, punto, rossi in eh, quindi article e nav, ma non in footer e in header e così via. Ok, ma basta far pratica, vedrete che eh, non è difficile. Ok, ehm, ancora due o tre cose interessanti, cioè sono tutte interessanti, ma eh, diciamo le importanti prima di provare l'esempio e poi terminiamo il discorso sulle slide con, con il posizionamento. Ehm, vi ho detto prima che c'era una proprietà particolarmente importante che si chiama display, questa è una di quelle che appunto ha come valori una serie di stringhe tra cui posso scegliere. Le due più importanti sono inline o block, eh, posso cambiarle. Quindi, io vi ho detto che c'è un comportamento di default per ogni tag HTML, quindi il table è un block, il paragraph è un block e. Uh, che so il, lo span eh, che dicevamo prima e poi una serie di altri tag meno usati sono un in line. Okay? Io posso cambiare il comportamento. Okay? quindi, se io cambio il comportamento vuol dire che il browser non li considera più se era un blocco un blocco da disporre quindi a capo eh, nella serie dei blocchi, oppure un qualcosa da mettere uno dopo l'altro in line. Eh? ma lo considera un blocco per esempio nel caso dello span ovviamente far diventare uno span un blocco è un po' un controsenso vi vorrebbe da dire, allora usa il div no? eh, però altri elementi possono essere interessanti tipo lì eh, che di solito è un blocco e quindi vi va sempre a capo se voi volete fare una lista orizzontale la volete fare con lì dovete farlo diventare in line ok? perché se no vi va subito a capo Ok? quindi eh, Col CSS possiamo manipolare molte proprietà, alcune anche abbastanza importanti per la, come vengono visualizzati i nostri tag. E andiamo poi a provarli. Ehm, ecco, un altro valore interessante di display è none e un quarto è hidden. Okay? Ogni tanto abbiamo bisogno di nascondere o visualizzare qualcosa nell'interfaccia. Notate bene, non lo stiamo facendo sparire dal codice HTML. Nel codice HTML c'è sempre. Lo stiamo facendo solo sparire dalla visualizzazione. La differenza tra i due è che eh, con l'hidden eh, viene fatto il layout come se l'elemento non ci fosse, Inve no, scusate, col none. Con l'hidden invece non viene visualizzato, ma il layout tiene conto del fatto che quell'elemento c'è. No, quindi in un caso effettivamente è come se fosse sparito dal, dal DOM per fare la visualizzazione, ma in realtà c'è, è solo non visibile, e eh, nell'altro caso invece occupa ancora spazio. No? E, e dipende dall'applicazione, no? ogni tanto possiamo voler far scomparire una cosa, ma non farla sparire come spazio, perché se no... Ci si ridimensiona tutto e non vogliamo, vogliamo solo farla sparire temporaneamente per qualche motivo nostro. Che so. Fate un bottone, hanno cliccato, allora lo faccio sparire così non mi fanno il secondo clic sopra eh, per esempio, però se io lo faccio sparire facendo sparire anche lo spazio, tutto quello che c'è sotto mi si muove subito. No? Io clicco il bottone puff! E non me l'aspettavo Se invece sparisce e basta, occupando spazio, tutto il resto rimane uguale. Quindi è un esempio del motivo per cui potrebbe servire, eh, ci sono tutta una serie di pseudo selector, eccetera. Io non sto a leggere e guardarli, diciamo, quando avrete bisogno, magari andate a dare un'occhiata sulla slide che magari vi guida, o, eh, o provate a cercare in rete direttamente. Eh, quindi, giusto per farvi capire che oramai il CSS è una cosa. Estremamente potente per quello che vi dicevo prima. C'è eh, gente che non voglio dire di mestiere fa quello che scrive CSS, ma quasi, nel senso che è uno stand veramente complicato. L'HTML sono quattro tag, diciamocela, diciamo la verità. No, una volta che uno conosce un po' questi quattro tag, ha, ha messo insieme quello necessario per scrivere una, una struttura HTML. Col CSS per far venire fuori l'aspetto che vogliamo. Può essere veramente complicato, soprattutto se lo vogliamo dinamico, no? quindi che passo sopra col mouse, piuttosto che è cambiato, ho cliccato, eccetera, eccetera. Ancora un aspetto che dobbiamo capire prima di provare nell'esempio, perché si chiama CSS? Cioè, cosa vuol dire questo cascading? Cosa c'è che, che ha cascata nel CSS? Beh. L'abbiamo un po' intravisto prima, no? con le regole più specifiche e meno specifiche, ma in realtà ci sono quattro posti dove questo stile può essere definito. Uno, il browser. Il browser ha i suoi stili di default. Avete visto prima mi ha scritto HTML senza fare niente, della roba è venuta in grassetto, altra roba no. Questo è lo stile di default del browser, ha il suo stile interno. Poi c'è uno stile esterno, che è quello che useremo più di tutti, cioè c'è un file apposta che come immaginate chiamiamo .css, un file di testo dove mettiamo le nostre regole. Le diremo di applicarle a un certo documento HTML e questa è una maniera di scrivere le nostre regole. Ma poi le nostre regole le possiamo scrivere ancora in altri due posti. Uno, direttamente nell'HTML, sconsigliato, ma si può fare, nella parte head. No, ricordate che c'è head e body. Head sono i metadati. In questi metadati possono starci delle regole di presentazione, cioè c'è un tag apposta, eh, style, mi sembra che possiamo usare per scrivere le nostre regole lì dentro. Sconsigliato perché? Perché quando non organizziamo la roba, eh, eh, le nostre regole, <ride> in diversi file, no? ma cominciamo a mettere un pezzo da una parte e un pezzo dall'altra, nell'HTML che è fatto per l'HTML e non per il CSS, cominciamo a fare copia e incolla e a fare pasticcio col codice. E poi ultimo, stile inline direttamente dentro il tag HTML come c'è cioè un attributo style, che è quello che abbiamo intravisto prima, dove possiamo mettere direttamente una regola CSS per applicarla solo a quel tag HTML. Da usarsi molto raramente, praticamente solo per fare delle prove. Quindi, allora c'è il browser default e su questo non possiamo farci niente. Vediamo l'esterno. Stile esterno, fondamentalmente noi abbiamo un file, adesso proviamo a fare un file css, lo dobbiamo in qualche maniera collegare al nostro html, si fa nella parte head, link rel uguale stylesheet type href, e questo deve essere il nome del file, relativo al percorso corrente, fondamentalmente diciamo: importa le regole css e usale per il file html corrente, e applicale, eh, il browser le applicherà. Questa è una maniera, c'è cioè un tag apposta link. Possiamo direttamente scrivere col tag style, però ve lo sconsiglio. Va bene per fare una prova così, avete il computer, eh, non avete voglia di creare il secondo file, facciamo una prova, mettiamo una regola per vedere se ho capito, mi si colora, non so, il body, ok, ho capito, va bene. Allora adesso provo col file esterno. Oppure posso avere per un tag un attributo style con la mia regola. Notate che qui sono sparite le graffe perché, perché qui non c'è più bisogno del selettore. Selettore non c'è più, eh, si applica al tag dove abbiamo messo lo style. Punto e basta. Ok, eh, quindi solo per eh, diciamo cose molto particolari, eh. verrebbe da dire solo per provare. Ok, eh, ci sono tutta una serie di questioni su qual è la regola da applicare eh, in termini di priorità quando ci sono più regole in conflitto. Prima abbiamo detto, va bene, c'è cioè, l'ereditarietà nell'albero del DOM, ma nel momento in cui ci sono regole diverse che si applicano allo stesso elemento, HTML, cosa facciamo? Beh, eh, il CSS specifica per bene che cosa bisogna fare. Eh, diciamo che c'è questa cascata di regole. Eh, il cascade di cui dicevamo prima cioè prima si applica quella del browser se non c'è nient'altro ma se c'è un foglio esterno si applica l'esterno diciamo lo user poi si applica l'inline no scusate poi si applica quella che abbiamo chiamato internal e poi l'inline questo a livello teorico eh. poi a livello pratico se andate a prendere lo, il, il css lo, lo standard eh, ci sono tutta una serie di modi di prioritizzare certe regole rispetto a altre, come quando vedete questo punto esclamativo e così via. Eh, a noi non interessa conoscere tutte queste regole. Come detto, noi ci avvaliamo di una libreria, di un framework esterno che farà la maggior parte delle cose per noi. Dobbiamo essere in grado di scrivere una regoletta o due nel momento in cui abbiamo bisogno di colorare, non lo so, una cella di una tabella o, o piuttosto che un, non so, un pezzetto di testo eccetera insomma scriviamo queste due righe di css per fare questa operazione che ovviamente non, non sarà per forza direttamente gestibile da, dalla libreria del framework quindi chi è curioso si va a vedere tutte le regole come definite nello standard eccetera noi cerchiamo di tenere le cose più semplici possibili quindi noi adesso facciamo un po' di Esercizio, e aggiungiamo il foglio di stile al nostro file HTML. Magari ecco, potrei farvi il commit così ce l'avete. Facciamo ehm, il commit così tanto vedete come si fa. Pa, page v1, eccolo qua. Quindi prima l'ho messo, primo esempio, primo esempio. HTML. Ok, faccio commit e push se la rete funziona. Così chi di voi segue col computer se lo trova. Vediamo se c'è effettivamente. A 1 Wix. Wix 04. È sputato page v1 Ok, benissimo. Allora proviamo a mettere un foglio di stile. Come facciamo? Eccolo qua. Quindi noi in Wik 04 facciamo no, dove? nuovo file. Perché si è aperta tutta sta roba? Un sacco di roba aperta che devo chiudere. Dai, chiudiamo tutto. La uh, solution non c'entra. Uh, new file style. Ok? Lo chiamo CSS perché? Perché così il Visual Studio Code sa che è CSS e mi aiuta come sempre nella scrittura. Ok? Cosa ci metto dentro? Ah. Eh, in realtà devo prima pensare ah, non me lo, sì. devo prima pensare a ok, devo prima pensare a cosa voglio fare no? allora, lo voglio applicare al file html di prima quindi ho chiuso tutto, però riapriamo almeno questo ok, che faccio? Eh, ma prendiamo il testo della domanda e gli facciamo lo sfondo verde, eh? facciamo così, ma proprio una prova eh? giusto per vedere che funzioni tutto. Allora, come faccio? La domanda il testo della domanda era un H1. No? Allora, io decido: in questo momento decido che tutti gli H1 quindi scrivo H1 avranno lo sfondo verde come lo sfondo. Se lo sapete bene, se no imparate adesso, beh, lo cercate eh? background color e poi posso decidere un colore. Eh? Guardate il Visual Studio Code è così carino che vi dà anche già i colori predefiniti. Se no, ci mettete il valore che volete voi, eh? RGB, eccetera. Cesto verde, sì, dark green. Ok? Quindi salvo il file. A questo punto non succede nulla, eh, eh, perché io non l'ho ancora collegato. Quindi. Qui non è successo nulla nel mio file HTML, devo collegarlo. Come avviene il collegamento? Eh, facciamo un copia. No, facciamo un nuovo file, page 2, quindi, così vi restano un po' di storia. Ok, come faccio a fare il collegamento? Come ho detto prima nella parte add eh, nelle slide c'era scritto eh, link rel, eccetera, eccetera, questo è da copiare uguale identico da gestire solo il nome del file. Ok, quindi io faccio copia, incolla, eh, paste, ok, aggiusto un pochino la formattazione. Style, l'ho chiamato style, sì è giusto. Ok, salvo vado nel browser, occhio che ho cambiato il nome del file Opla. v2. E mi è venuto fuori la regola applicata al mio h1. Guardiamola, eh? Quindi, questo è l'h1. Questo è il blocco di H1, quello evidenziato sopra in giallo. Non posso spostare il mouse perché altrimenti si disevidenzia. No? Ecco: tra l'altro vedete che a seconda di dove vado, qui a destra mi compaiono le regole CSS applicabili. Quindi questo strumento vi fa anche da debug CSS. Ok. E tra l'altro è dinamico, eh? posso anche cambiarlo. Se io metto blu, ok? funziona nel senso che da questo strumento è proprio uno strumento di sviluppo posso anche andare a editare dinamicamente le cose e quindi, che so ci metto color, che è il colore del testo white white, ok? Eh, vabbè ho fatto esc, scusate ok, ok, questo non scrive sul file, eh. questo è solo nella memoria del browser quindi come faccio? ecco color white ok? quindi posso sperimentare come più mi aggrada ok? questa ovviamente va persa nel momento in cui ricarico il file eh. perché questo questo sotto è solo nella memoria del, de, del browser l'altro è su file no? e quindi l'ho reso permanente ok uh. Boh. Beh, abbiamo applicato una regola, è già, è già qualcosa. <ride> eh, facciamone una inline, così style. Uso sempre il background color, abbiate pazienza, ma eh, perché, perché uso il background color? Perché così si vede bene il rettangolo no? a cui si applica principalmente per quella. Background color, lo facciamo. Oh dai, che non disturbi troppo, lo facciamo un chan ok salva ok quindi questo boh, specie di azzurro questa è in line eh, quindi ha la massima priorità in quella cascata di regole e notate l'effetto che dicevamo prima cioè questo è rimasto verde non è che mi è diventato ciano cioè di questo azzurrino perché perché c'è una regola più specifica nell'albero del dom cioè body e poi tutto il resto sotto, H1, table, H1 è più in basso, quindi si eredita lo sfondo azzurrino, ma c'è una regola più specifica che mi dice verde, e allora applica il verde, ok? Quindi eh, il lo sfondo del body è un po' complicato, vabbè comunque, perché ha delle regole leggermente diverse, ma non fa niente. Ok, abbiamo visto un, un aspetto, diciamo. Il primo, il primo esempio di regole boh, boh, di, applicate, CSS applicate a dell'HTML. Uh, sì. No, non deve risiedere per forza nella stessa cartella. Diciamo che lo faccio. Per comodità, no? Io ho anche un solution styles eh? giusto, diciamo, adesso giusto per vedere, solution style, però devo avere i percorsi dei file a posto, nel senso che se voglio scrivo anche punto, però poi quando sono nel web putto putto diventa complicato per, da, da gestire per il server web no? eh, quando sono locale qui posso fare quello che voglio. E eh? quindi tipo adesso non so che stile ci sia, forse non. Non c'era, non so cosa c'era in solution style CSS, andiamo a vederlo. C'era header e foot che non abbiamo messo main background color HLS, sì, header footer. Buh. Vabbè, va applicato questo stile. Quindi il file può essere dovunque, ok? L'importante è che sia accessibile perché chiaramente se io scrivo styles, no? Il browser perché lo trova non è page v2 ho salvato su page v2 si sì. no non deve trovarlo quindi bisognerà per quale motivo me lo trova vediamo cosa c'è scritto styles non ci sono... Reg ah, scusa, l'ho messo nell'inline. Nell ecco. Ecco, per, Motivo per cui non bisogna usare l'inline. Eh? Ok. Ok. Quindi se non c'è, se non lo trova... Ok, sparisce. No, non dà errore. Stile JavaScript. Questo non è JavaScript, però... Diciamo... Eh, il browser... Eh, No, non scrive niente nella console, perché tanto la console di JavaScript, semplicemente si lette e cerca di fare quello che si può. Qualcuno nell'intervallo mi ha chiesto, ma se non chiudiamo il tag, ma se, eh, se non mettiamo doc type html, cosa succede? Eh, succede che i browser sono molto tolleranti, ma non bisogna abusare di questa cosa. Eh. Perché? Perché magari poi un browser si comporta eh, in un'altra maniera e la vostra pagina su quel browser non funziona più. Ok? Eh, e poi se usiamo un framework spesso ci impone delle regole perché l'HTML prima di essere diciamo, reso disponibile all'applicazione viene in qualche maniera elaborato, parsificato e così via. Per cui se non si riesce a capire bene dove si chiudono i tag o dove ci sono le regole, chiaramente diventa un problema. Quindi style rimettiamo tutto a posto così abbiamo tutto pronto per dopo. Quindi abbiamo fatto pratica col CSS, quello che farete giovedì in laboratorio. Eh? Provate a scrivere voi due regoline CSS, giusto per rendervi conto di come funziona. E, e poi cercheremo di fare anche, non solo presentazione, qui abbiamo co colorato qualcosa, eh? ma layout, cioè disporre le cose. Disporre gli elementi all'interno della pagina. Questa è la cosa un po' più complicata. Eh? E, anche perché ci sono poi diversi meccanismi che nel tempo si sono succeduti per fare questa operazione. Prima di spiegare questo abbiamo bisogno di capire il cosiddetto box model. Ogni elemento block in um, no, non solo block, ogni elemento in CSS è rappresentato da un rettangolo. Ok. Che ha una certa, eh, quattro proprietà, okay? eh, Quindi ha eh, il c'è cioè il rettangolo e il contenuto che però è circondato da un padding, un bordo, un margine. Okay? E noi possiamo intervenire sul padding, sul bordo e sul margine, che ovviamente avranno i loro valori di default. No? Di solito, padding 0, margine 0, bordo assente, okay? ma noi possiamo il bordo colorarlo, farlo diventare di una certa dimensione, eccetera. E il margine, il padding, cambiare le dimensioni, sopra, sotto, sinistra, destra, eccetera. Quindi dobbiamo partire da questo, eh, da questo modello concettuale di ogni elemento che sta nella pagina. Ogni elemento ha queste proprietà, quindi ha un box, un rettangolo che in qualche maniera deve essere collocato. Una volta che abbiamo questo, no? quindi sappiamo quanto è grande l'elemento complessivo, e questo è quello che vedete nel browser, eh? ce l'avevamo lì a destra, lo vedete qui in basso. Per ogni elemento c'è il suo box model, bordo 0, padding 0, c'è un po' di margini default eh, che avrà il browser, ok, sopra e sotto perché sull'H1 boh, ha deciso così. E, e quindi avete sempre la possibilità di consultarlo. Bene, una volta che sappiamo quanto spazio vorrebbe occupare l'elemento, dobbiamo occuparci di metterlo da qualche parte nella pagina. No? Ci sono diversi modi: c'è il metodo di float, il grid e il flex che si sono succeduti nel tempo e diciamo, hanno migliorato la facilità d'utilizzo. Il float è quello che ci è sempre stato ma che è molto macchinoso. Il grid di fatto riduce la faccenda a una griglia sulla quale disponiamo gli elementi, quindi devono incasellarsi in una griglia e il flex è più flessibile diciamo così ma anche il più facile da capire, nel senso che Diciamo, dentro ogni box possiamo stabilire, indipendentemente dagli altri, una certa regola di disposizione degli elementi. In questo metodo di layouting dobbiamo sempre considerare che noi partiamo dal box model, cioè ogni elemento ha un suo box, un rettangolo, e poi ogni elemento ha una sua maniera naturale di disposizione, block o inline. Default lo sappiamo. Ma possiamo averla anche cambiata col CSS, con la proprietà display che vedevamo prima. Okay? Quindi mettiamo che di quella lista, LI che sta per list item, no? lista, eh, elemento di lista, se abbiamo bisogno di cambiarne la disposizione, per esempio in inline, lo possiamo fare, però poi questo è un parametro che va tenuto in conto nel realizzare la disposizione degli elementi. Ok, quindi ci sono tanti meccanismi di posizionamento. Questi sono quelli di default, ci sono delle proprietà di eh, CSS, in questo caso position e numerative, quindi possono prendere una di queste eh, stringhe, static, relative, absolute, fixed, con le quali decidiamo come posizionare il box relativo all'elemento che abbiamo agganciato con il selettore, quindi in questo caso ci sarà un class uguale item, perché ho scritto punto item e decidere come disporlo nella pagina okay? se non facciamo niente, vale con le regole di default, un blocco sopra l'altro e l'inline uno dietro l'altro fino ad andare a capo, se c'è bisogno io non starei a fare tanti discorsi su questi meccanismi di posizionamento anche perché non andremo quasi mai a usarli Okay? Eh, diciamo in questo laboratorio se volete sperimentare qualcosa potete farlo però poi noi cerchiamo di usare qualcosa di più semplice di più intuitivo di più comodo okay? questi sono proprio i primi metodi che sono stati pensati css ed è inutile che ci mettiamo lì e perdiamo tempo a discutere di questi eh, perché oramai quasi non si usano più mm? eh, è, ecco c'è forse una cosa che vale la pena di menzionare che volendo c'è anche una proprietà di indice z, cioè se per caso ci fossero dei blocchi che vanno uno sopra l'altro, cosa che può capitare con questi meccanismi appunto un po' vecchiotti, eh, 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 si può decidere qual è quello che sta davanti e qual è quello che sta dietro. Però tendenzialmente cerchiamo di evitare questo comportamento perché eh, perché ovviamente diventa scomodo, no? cioè dobbiamo pensare già a come disporre le cose, ci manca solo che una cosa vada davanti all'altra. Quindi, il primo meccanismo è il layout con i floats che io sostanzialmente quasi trascurerei, vi dico proprio solo la base: nel senso che ogni blocco può navigare all'interno della pagina, è no? float, galleggia, float vuol dire galleggiare. No? E noi abbiamo una proprietà float che possiamo settare per dire di se galleggiare verso sinistra, verso destra e, o, o lasciarlo libero e essere spinto dagli altri blocchi. ok? Capite che ragionare in questi termini non è così intuitivo perché dipende da come sono stati disposti e da che proprietà hanno tutti gli altri blocchi. ok? Quindi eh, sì, diciamo che se abbiamo un unico blocco la faccenda si sì, è facile, però quando cominciamo ad avere una serie di blocchi dobbiamo metterci lì a ragionare parecchio, poi c'è sempre qualcosa che non va e quel visualizzatore di prima non è che vi aiuti più di tanto. Vi fa vedere come è fatto il box model, ma a parte quello, è che, sì, se clicco su uno mi dice left, l'altro dice right, eccetera, però quando ne ho due right, uno left. Uno sopra e vado a capo, ma i blocchi non vanno a capo, per, per, questi sono tutti blocchi, eccetera. Diventa un pasticcio da capire. Ok? Per cui eh, se proprio volete usare un layouting di questo tipo, ne cercate uno già fatto e riempite i blocchi. <ride> e il CSS ve l'ha fatto qualcun altro e va bene così. Ci sono anche dei generatori di CSS online, ma noi non lo usiamo, nel senso che. Ve lo dico perché poi trovate scritto float, cos'è float in CSS? Beh, è un meccanismo di posizionamento. Bon. Okay? Quindi io questa roba qui, diciamo la lasciamo lì come riferimento, se siete curiosi, volete sperimentare qualcosa, eccetera, però diciamo eh, è un pasticcio usare i flo um, float. Ecco, il grid, sul grid possiamo già fare qualche pensata in più, ok? Quindi chi ha realizzato il CSS si è accorto eh, che i float erano difficili da maneggiare. Quindi, col tempo, e anche con l'uso, man no? mano che i siti venivano sviluppati, si è visto che magari un layout che si basi su una griglia è qualcosa di più facilmente maneggiabile. No? Spesso i siti sono basati su griglie che magari usano più di una casella. No? È come se fossero una tabella. Prima del CSS si usavano le tabelle per fare l'impaginazione, una cosa che voi non avete visto, ma vi assicuro che io ne ho fatto, ho fatto qualche sito, cioè con le tabelle nascoste che facevano impaginazione. Fondamentalmente perché? Perché le tabelle alla fine sono facili da capire, cioè ci sono delle righe, delle colonne, al massimo usi più celle, no? un po' come un Excel, un foglio elettronico e le cose stanno più o meno ferme, non è che cominciano a galleggiare a destra e a sinistra e non sappiamo dove vanno. Bene, allora, chi scriveva eh, sviluppava il CSS, ha pensato di introdurre una modalità a griglia no? e quindi c'è un, eh, ecco, un display grid. Quindi da un certo punto, da un certo versione del CSS c'è display grid, e voi potete dire che quindi il display è fatto a griglia e Decidete dove posizionare, cioè come fare le colonne e le righe, quante righe e quante colonne ci sono, anche dando delle dimensioni relative, eh, assoluto o relative, a seconda di quello che desiderate voi, e decidere dove collocare ogni elemento nel momento in cui, diciamo, il blocco eh, superiore ha il display grid. Voi potete dire con grid column, grid row, dove si collocano gli elementi, molto più immediato. Ok, ecco, ovviamente col creare nuovi meccanismi ogni tanto c'è anche la necessità di introdurre nuovi, eh, nuovi valori, per esempio i CSS. Per esempio, FR è un'unità di misura che viene particolarmente usata nel display grid per dire, eh, eh, diciamo usa, cioè dividi, le, eh, dividi lo spazio in parti uguali. No? Eh, qui, qui abbiamo usato due unità assolute a sinistra e a destra, quindi mi resta solo più uno, uno spazio, ok? Però se io avessi voluto, che so, una colonna larga 1, una larga 2, una larga 1, poteva dire 1fr, 2fr, 1fr, e rimaneva proporzionale, no? È un po' più intuitivo che mettere, cos'era? 25%, 50%, 25%, ok? Ehm, okay. quindi questo è layout a griglia, che è la cosa più diciamo un po' più intuitiva di quello float, ma vi blocca, eh, quindi sono tornati indietro, vi blocca sulla griglia, nel senso che il blocco C non è che mi può uscire e andare a occupare un pezzo del, degli A se per caso fosse più grosso, no, viene ridimensionato per farlo stare dentro C, mentre prima con i float i blocchi si spingevano. E in qualche maniera trovavano la loro collocazione sulla base della dimensione minima che avevo dato piuttosto che delle dimensioni relative e così via. Ok? Quindi, buono a sapersi, e col, col meccanismo a griglia possiamo realizzare più o meno tutti i layout che vogliamo. Eh? quindi Adesso questo boh, un esempio, secondo me, è anche particolarmente ben riuscito. Perché, vabbè, ho accorciato il menu, ma eh, dipende dalla dimensione del blocco l'ader potevo farlo l'arco, potevo prendere tre, tre caselle della griglia, dipende da come voglio fare le cose, però sicuramente è abbastanza flessibile. Okay? Eh, io però oggi volevo parlarvi del flex, perché? perché fondamentalmente quello più moderno è anche quello che poi vi troverete a poter utilizzare nei framework moderni, eh, quindi nelle librerie moderne che andiamo a usare per fare un po' di layout, oltre che... Prendere i componenti. Eh, quindi eh, è un'alternativa float grid. Quindi abbandoniamo i float, abbandoniamo la griglia, e eh, questo flex box diciamo, è una, una, un blocco, un rettangolo nel quale con le proprietà del, della disposizione flex siamo in grado di decidere come funziona tutto l'allineamento ma quindi la disposizione, ma solo dentro quel box. Okay? Quindi ragioniamo, ma solo più dentro quel box. E questa cosa la possiamo anche fare ricorsivamente, possiamo avere dei box interni che hanno a sua volta il display flex e quindi hanno un meccanismo di disposizione diverso, ma dentro il box. Quindi non siamo più bloccati sulla griglia, no? perché abbiamo di nuovo i blocchi. Però nel blocco possiamo specificare vedrete anche con una certa facilità come si dispongono i blocchi al suo interno. Per esempio, abbiamo delle proprietà abbastanza intuitive, no? come allineamento, direzione, dimensione, no? se io voglio fare uno il doppio dell'altro posso farlo. E dentro questo blocco i sottoblocchi si allargheranno, si ridimensioneranno per occupare lo spazio. Eh, diciamo che c'è a disposizione. Quindi, sostanzialmente ho il flex container dove io dico qui il display sarà flex. E poi ho gli item, gli elementi, okay? che si disporranno all'interno secondo le regole del layout flex, ok? Quindi nella terminologia flex ogni eh, elemento figlio quindi che viene direttamente dentro un box flex si chiama flex item okay? e io con display flex fuori e dentro sostanzialmente con una serie di proprietà poche proprietà eh, come justify content non voglio start center end space around space between eccetera qualcosa di un po più intuitivo se posso dire di quello che avevo a disposizione col float riesco a fare delle buone disposizioni flessibili, non bloccate su una griglia, ma comunque controllabili relativamente facilmente okay? posso fare il wrap posso evitare il wrap posso, posso fare eh, diciamo tante cose incluso l'allineamento eh, che non è assolutamente banale da fare per esempio con i float okay? quindi posso fare l'allineamento orizzontale verticale e eh, decidere se eh, i box vengono disposti in orizzontale, se vengono disposti in verticale, cosa che se non ho a disposizione questa proprietà è, è diciamo complicato da fare no? con i float, perché i float di default vengono disposti in verticale no? e così via. Uh, okay, la, posso fare qualcosa di più grande, diciamo in maniera proporzionale. Uh, quindi Uh, semplicemente dicendo che c'è diciamo, un peso maggiore per un box e quindi di doppio spazio e così via uh, quindi semplicemente flex 2, flex 1 eccetera e nel, nell'elemento che racchiude il display flex ok come mettevo prima display grid come mettevo prima display float uh, per float sì display float ok uh, posso raggrupparli ecco, il div a questo punto vi è chiaro a cosa serve il div più chiaro forse eh. perché? perché se io ho un modo di raggruppare elementi li posso far diventare un box unico e quindi fondamentalmente posso decidere come farli comportare perché uno è quello che si cioè se non c'è raggruppamento vengono trattati come tre flex item se c'è raggruppamento il flex item è il box intorno il div che ci ho messo intorno e quindi è quello che prende la disposizione, non i due elementi interni, sui quali posso ancora giocarmela come voglio per il posizionamento. Quindi chiamiamolo così un posizionamento ricorsivo, se vi, se vi piace chiamarlo così. Quindi ci sono una serie di proprietà che vi aiutano a fare questo posizionamento. Eh, ecco, due parole ancora sul fatto che eh, quando facciamo il posizionamento... Dobbiamo sempre considerare dove andiamo a visualizzare il nostro contenuto. Una cosa è visualizzarlo sul computer, schermo grosso, proiettore. Una cosa è un tablet, una cosa è un dispositivo mobile. Oramai tutti questi dispositivi visualizzano applicazioni web, cioè hanno tutti un browser che ci consente di visualizzare qualcosa. Però, banalmente, il vostro telefonino è più alto che largo. Lo schermo del computer è più largo che alto. No? L'abbiamo visto prima sul, sul sito del Politecnico, abbiamo ristretto e cambiato il layout. Questo si chiama design responsive, cioè che risponde alla dimensione dello schermo. Questo è un aspetto che è interessante, lo citiamo per dirvi esiste, guardate che si può fare, i framework e le librerie migliori vi danno degli strumenti per agire su questi aspetti. Noi non lo richiediamo all'esame, quindi ripeto, non lo richiediamo all'esame. Noi lo testeremo su uno schermo di dimensioni ragionevoli, non potete pretendere che sia per forza full HD. Ma non andiamo a testarlo sullo schermo del telefonino. Ecco, giusto per intenderci, quindi una, una dimensione ragionevole di schermo. E perché, perché non abbiamo tempo di concentrarci su questo aspetto? Cioè abbiamo 6 crediti. Se no, facciamo il corso da 12. Poi scriviamo in CPD: e da 12, e giustamente avete ragione. E cerchiamo di ridurlo. Quindi lo citiamo sono tutti aspetti da tener conto quando facciamo un layout okay? si può fare con delle regole apposta che noi non citiamo, le abbiamo messe lì come riferimento però posso scrivere delle regole condizionali sul tipo di dispositivo sulla dimensione dello schermo eccetera eccetera quindi fare un layout diverso a seconda della dimensione dello schermo che mi trovo eh, cosa si fa oggi giorno, siamo alle ultime due slide poi facciamo l'esempio eh? quindi lo proviamo almeno. Oggigiorno fondamentalmente si tende a fare... che cosa? Uno, a usare un framework, quindi a dimenticarci tutto quello che abbiamo visto finora, quasi tutto. Usare un framework e usare il suo meccanismo di layout, okay? che tipicamente è... Eh, non mi piace dire a griglia, ma a colonne, no? a colonne nelle quali possiamo decidere quanto quante colonne usare per ogni elemento. Okay? Di solito sono 12 colonne perché è un numero che si divide bene, no? per 2, per 3, per 4, per 6. E, e, e io posso per ogni elemento fare dei box, quindi dei div, e dentro occupare più o meno colonne con una granularità abbastanza ragionevole, okay? che mi consente di disporre abbastanza bene. Gli elementi eh, sulla pagina. Okay? Poi nei framework un po' più sofisticati, magari mi danno anche l'opportunità di usare il mio sistema di layout, per cui mi danno, che so, dentro un box la possibilità di usare, che so, il flex, che è quello che abbiamo appena visto, e quindi se proprio voglio, mi stacco per quel box dal layout a colonne e vado a ragionare sul layout mio. Okay? E questo è esattamente quello che fa il framework che vi suggeriamo di usare, che è Bootstrap, che, eh, adesso lo guardiamo, eh, sostanzialmente vi crea una serie di regole già pronte da usare per fare sia dei bei componenti, eh, delle belle tabelle, delle belle scritte, delle belle input box, bottoni e così via, sia del layout. E sul layout ragiona... Con questo meccanismo a colonne ed è il motivo per cui l'ho citato in realtà eh, sul link ho visto che sulle slide ho visto che c'è 5.0 ma diciamo possiamo stare sul 5.1 o 5.2 fa lo stesso eh. come facciamo a farlo funzionare eh, dove era c'era un eh, Examples. Boh. Eh, dobbiamo importare no dove sono Ah, start template, ok. Quindi vogliamo provarlo? Boh, proviamolo, ok? Faccio bootstrap 5. Facciamo così, ma consentitemi di far così, lo so che... Perché abbiamo un po' poco tempo, come sempre, Non è esattamente quell'esempio lì, però un esempio simile. Uh, doctype head body nel body c'è solo un hello world. Ok, però cosa ha fatto? Link e dove sta il CSS di Bootstrap? Il CSS di Bootstrap sta in rete. Se volete, lo scaricate. Non c'è nulla di male a caricarlo localmente. Put CSS lo scaricate, lo caricate localmente oppure lo scaricate direttamente dalla rete. Quindi il link può anche essere HTTP qualcosa sulle pagine manuale. Trovate. Eh, quali link usare per ogni versione eccetera c'è una cosa da sapere bootstrap usa de, del codice javascript perché non fa solo layout css Le layout css gli basterebbe css per fare diciamo due bottoni gli basterebbe, però ci sono dei comportamenti un po' più dinamici, un po' più carini che richiedono un minimo di codice javascript per cui quando importate bootstrap dovete importare anche il javascript corrispondente ok? proviamolo Uh, Lello world quindi dove stava qui uh, 4 bootstrap ok ok vai direte cosa è cambiato beh l'avete visto eh? avete visto che all'inizio si è caricato prima che si scaricasse la libreria bootstrap il font era di un certo tipo adesso è di un altro no? non so se riesco a ricrearlo perché adesso ce l'avrà in cache sì, si è visto ok quello è il font di default di Bootstrap, quindi dirà body font font face, non mi ricordo come si chiama e avrà il suo font e così via. Quindi avrà il suo default per tutta una serie di cose e avrà il suo meccanismo di layout per tutta una serie di cose. Ok? Mi raccomando, per usare Bootstrap vi serve questa riga nel LED. Se non mettete questa riga non funziona niente, dovete stabilire una viewport. Ma noi copiamola uguale identica, per ora ci basta. Okay? e eh, la applichiamo al nostro esempio. Cos'è 21? Okay. Quindi eh, faccio di nuovo il giochino, abbiate pazienza, poi ve li metto, faccio il commit appena, appena uscite, così ve lo trovate subito. Quindi diciamo V3. Ho preso la pagina di prima che stavamo sviluppando. E ho messo Bootstrap, quindi il viewport stato un po' di cavolate no, description. Vabbè, meta ma... però, ho messo il CSS. Ho messo il JavaScript in fondo e poi ho un po' arricchito la tabella. Eh, andiamo a vedere il risultato. Um. Ok, vedete io non ho scritto una riga di CSS. Non una. Eh? Quindi, in V3, non importa il mio CSS, non ho ancora scritto una riga di CSS. Nonostante tutto, cioè ho scritto delle altre cose, eh? ho scritto dei class, che tra un istante guardiamo, poi, poi finiamo. Nonostante che io non abbia scritto una riga di CSS, consentitemi di dire, l'aspetto... L'aspetto è più che decente, no? È più o meno l'aspetto di molti siti che trovate in giro, giusto? Perché sono fatti, oh, scusa. Perché sono fatti con Bootstrap, per inciso, no? Bootstrap non è l'unica cosa in circolazione, ce ne sono tre o quattro. Se qualcuno di voi si trova meglio con altre librerie, può farlo, diciamo come sempre in questo corso, noi consigliamo di usare quello che vi suggeriamo perché lo conosciamo meglio e vi possiamo aiutare bene. Se uno va per conto suo non è vietato. Eh? Basta che sappia spiegare cosa ha fatto, sappia spiegare come funziona il framework, non tutti le virgole, i dettagli, però eh, sappia dove l'hai portato, da dove viene scaricato, che cosa fa il framework e così via. Eh? Però, sostanzialmente, ci dà dei default ragionevoli che noi tendiamo ad utilizzare a meno di casi veramente eccezionali. Come facciamo a usare questi default? questi default, anzi scusate. Tramite i class, ok? Allora, class container fluid lo devo mettere a livello di tutta la mia applicazione per consentire di usare tutto lo spazio dello schermo. E poi cosa sono tutti questi class? Questi class sono delle regole CSS dentro Bootstrap. Eh? Quindi dentro Bootstrap ci sarà scritto class cioè ci sarà scritto .row Crea una riga nel layout. Punto col trattino 9. Usa 9 colonne del tuo, della tua griglia di 12 colonne. Ok, eh, class table, ci sarà scritto: punto table. Fai una tabella decente con eh, gli header formattati in questa maniera. I dati formattati in questa maniera in questo font, queste dimensioni. E le righe separate adesso non mi ricordo più. Se sì, c'è la riga tra, tra, tra un, un, questa righina grigia tra una riga della tabella e l'altra e così via. No? Tutte queste regole sono dentro bootstrap, dentro la libreria CSS di bootstrap. ok e Il bottone, bottone type button, imparerete a usarle. Cercate un po' sulla, su int sulla pagina manuale, chiedete in laboratorio. Ci sono una serie di classi, le trovate tutte sul manuale. Eh? Eh, bisogna un po' abituarsi eh, a come hanno chiamato le classi, però hanno una logica. Io adesso ne ho cambiata una. Per esempio vi cambia il colore. Ci sono una serie di colori già pre-gestiti e voi li usate semplicemente cambiando il nome della classe, perché sono già tutti predefiniti. Non vi mettete lì color, eccetera. Anche perché se scrivete il vostro CSS rischiate di andare in conflitto con qualche regola di bootstrap già scritta quindi possibilmente evitate il vostro CSS il più possibile eh? c'è una domanda? Sì Sì, sì, esatto cioè noi, il codice HTML è quello della prima ora se l'ho messo quei bottoni, quei campi, no? input, dove, che alla fine per, per farvi vedere qualcosa di un po' diverso, però è Bootstrap che fa il suo stile di default, ok? quindi capite bene l'utilità di usare una libreria come quella di Bootstrap. Okay? Ultimissima cosa, giuro, eh? Eh, se andate sulle pagine di manuale troverete tutte le spiegazioni e troverete in particolare e i vari dove diavolo sono che so i vari ecco l'accordion no? voi avete bisogno di fare delle cose un po più dinamiche e questo è già tutto fatto eh? c'è sempre il codice sopra sotto ci scrivete class accordion magari c'è da agganciare con un id qualcosa eccetera però cioè, voi non dovete scrivere una riga di codice per fare questa cosa, okay? bisogna solo prenderci un po' la mano. Eh? La cosa più semplice è iniziare dai bottoni che per ora non funzionano. Eh? In laboratorio magari c'è da mettere un bottone, ma non abbiamo agganciato il codice JavaScript. Quindi per ora sono bottoni finti. Però cerchiamo di usare tutti gli elementi di Bootstrap, anche perché vi anticipo già che esisterà la versione. Eh, bootstrap per react okay? che sarà perfettamente abbastanza perfettamente <ride> integrata con react okay? quindi quando noi faremo react faremo i componenti ci ritroveremo già tutti questi elementi bottoni eccetera, fatti sotto forma di componenti agganciabili da react quindi se impariamo a usarla bene diciamo, buona parte dell'interfaccia è già pronta è già fatta e solo da agganciare con i class del codice ok mi metto online questi sorgenti, direi che per oggi basta, non ci sono domande, giovedì in laboratorio proviamo queste cose. Grazie.